A palla di fuoco, qualche piccolo inconveniente, ma siamo sulla tabella di marcia. L'una e mezza, due meno un quarto, arrosticini. Buongiorno a tutti, da Luke, da Dorothy, eccola qua. Siamo usciti da poco all'Aquila, est, direzione, diciamo, la zona di Barisciano. Poi faremo Calascio e Castel del Monte, per poi andare al rifugio Mucciante a pranzo. Bei momenti. Siamo stati raggiunti anche da Fabio, che ha dovuto lasciare a Roma perché ha avuto un problema con la benzina, per Dio, benzina. Va bene, siamo alla stazione di servizio Tasso e siamo per partire per andare a fare questo giro di due giorni in Abruzzo. Provo a portargliela adesso subito. Sono collegato. Siete ancora aperti? Ha risolto il problema e ci ha raggiunti. Tra poco vi vado anche a presentare i baldi giovani che ci hanno accompagnato oggi. Red Rider, abbiamo ben due Harley, Angelo e Flavio. Poi abbiamo i due Fabi, Fabio The President con la R1002R. Fabio palla di fuoco dopo oggi con la Brutale. Bei momenti direi, sì. Barisciano. Da quando ero piccolo, credo che facessi la prima o la seconda media, i miei mi hanno portato qua perché amici di amici, diciamo, insomma, avevano casa qua. Adesso non mi ricordo bene com'era la storia. Comunque siamo venuti una settimana in questo posto, che è stata anche divertente, non vi dico di no. Mi ricordo questa stradina che saliva su, in effetti, e l'unica cosa è che praticamente c'era nella casa di fronte un bambino che era più piccolo di me, che passava tutto il giorno seduto sopra un trattore spinto a fare il rumore del trattore, e faceva tidi 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 tutto il giorno, da morire. L'avrei ammazzato. Che belle, però. Guardate che spettacolo. Che bello! C'è la safety car. Eccolo, passa, lo passa esterno, lo fa, l'ha fatto. Guardate qua, è
stupendo o no. Quello là è Rocca Galascio. Che spettacolo, ragazzi! Veramente il panorama prezioso. Sì, temperatura buona. Mica dura, vento prende fuoco io, no? Sto fumo può essere rusticino o può essere la moto di Fabio, una delle due. Una delle due. Vabbè, ma c'è tanto che non mangio. Ed eccoci ripartiti dopo la pausa arrosticini, salsicce e quant'altro. Direi un ottimo pranzo, abbiamo cucinato, abbiamo mangiato, abbiamo avuto birra piccola, giustamente c'ho un moscerino nel casco, un animalaccio nel casco. Che posti comunque. Prendiamo due farfalle in faccia come abbiamo fatto prima, povere farfalle. Thank you.
abbiamo fatto le prove con l'intometro. Ma è una cosa che non ci posso credere. È una cosa imbarazzante. Sì, quelle è. Ormai stanno bene così. Spostiamo le foto. Vai. A una sedia mettiamola per le cose. Qui assisteremo a una di quelle cose senza Fabio occhiali, è senza larga, occhiali, larga, quindi. Larga, Fabio. Zoomalo. Adesso? Meglio. Elimino Fabio, elimino. Ottimo. Allora, c'è il Brian. Bene, siamo svegliati. Andiamo a fare colazione. Bello. Buongiorno. Ciao. Come è andata la notte? Angelo che sono ancora qui. E buongiorno a tutti da Luca, dalla Dorothy e dai Glad Rider. Siamo partiti da poco dall'Aquila, ci stiamo dirigendo verso... Ho appena superato Camarda anche, ci stiamo dirigendo verso San Pietro, verso questo paesino, poi ci dirigeremo verso il lago di Campotosto e Amatrice. Piega pieghina, sveglia la mattina, piega poco poco se no gli vai addosso, piano pianino si sveglia la mattina. Tutto a posto? Tutto bene. Ciao. super motardo col piede avanti. Guardate quante curvette ci aspettano, vedete? Ecco, appunto. La prendo, finalmente è nel suo elemento. Panino, una cosa veloce così ritorno. Io non avevo detto un cazzo, io non avevo detto un cazzo. Mettiamolo agli atti. Ma avete fatto fare 700.000 curve e mi si è aperto lo stomaco. Non la vedo mai. Guarda, sugo di pecora vegana. La pecora era vegana. È vegana. La pecora era vegana. Solo la pecora era vegana. È vegana. Sì, esci da qua che l'hai finito tutto. Ti vendono a tranci. Ti fanno la salsiccia. Cosa? L'ha portato con niente. Il secondo non c'è. No, il secondo non c'è. Ha detto un po' di verdure di contorno. Ecco. No.
l'ha ammazzato tra le cazzine. Ma questo c'è il braccialetto del ciclista? Ma c'è il braccialetto del ciclista? Ma per me si è sbagliato con i tavoli. Ma non è mica normale, ma sono i ciclisti che mi ha fanno. Oh, è stato un piacere. Ciao bello, ci sentiamo tanto sti giorni. Vediamo domani, fa. Io e il Cloud Rider vi salutiamo. Ci vediamo la prossima volta, spero che il video vi sia piaciuto. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Mi raccomando. Baci, baci. Ciao a tutti. Ciao.